Buongiorno. Il testo della meditazione odierna si trova nel libro del profeta Isaia, al capitolo 38, versetto 20. L'Eterno mi salverà e noi canteremo i miei cantici con gli strumenti a corda tutti i giorni della nostra vita nella casa dell'Eterno. Questo è il versetto conclusivo del Cantico di Ezechia che il re di Giuda aveva composto per gratitudine al Signore dopo essere guarito da una malattia mortale. Il profeta Isaia gli aveva infatti annunciato una morte sicura, ma il re, dopo l'annuncio, il terribile annuncio, scoppia in un gran pianto e invoca la misericordia del Signore, ricordando la fedeltà, l'integrità con la quale aveva camminato davanti al Signore. Il re desidera ancora vivere per poter cantare le lodi del Signore, per poter ancora di più adoperarsi per il bene di Israele. Ecco dunque che, mentre ancora il re sta piangendo, la parola dell'Eterno viene rivolta ad Isaia ed egli torna indietro dal cortile della casa del re per annunciargli la liberazione e la guarigione. Inoltre il profeta permette al re di scegliere un segno miracoloso della sua altrettanto miracolosa guarigione. E questo segno, come sappiamo, è stata la retrocessione dell'ombra di 10 gradini sulla scala reale, quindi un segno miracoloso in cui il sole addirittura va indietro rispetto al suo moto apparente. Questo meraviglioso miracolo suscita in Ezechia la più profonda gratitudine, il più profondo senso di annientamento di fronte a una potenza così grande che lo ha benedetto e graziato due volte. Ecco dunque che il re compone questo cantico ispirato ai salmi dell'antica tradizione di David, come ad esempio il Salmo 118:18, dove si dice: «L'Eterno mi ha castigato duramente, ma non mi ha punito a morte, io tornerò tra i viventi». Oppure il Salmo 150, dove si invoca il Signore con la lode degli strumenti a corda, dei cembali, delle trombe, eccetera. Non solo, ma nei due versetti precedenti Ezechia stabilisce, sempre sulla scorta di altri salmi precedenti, come non è possibile che chi è sceso nella tomba possa continuare a celebrare il Signore e che quindi chi è morto ha il suo destino segnato per l'eternità, mentre il vivente a lodare il Signore, il vivente a partecipare attivamente alla lode del Signore e al culto. In questo versetto Ezechia profeticamente ci mostra due cose molto importanti. La prima è che questo versetto diviene un'allegoria o un modello applicabile ai credenti degli ultimi giorni. Proprio nelle fasi finali della storia di questo pianeta assistiamo all'insorgere di una tribolazione che raggiungerà nel suo picco più alto dei livelli tremendi come mai ve ne furono nella storia della terra, come dice il Signore Gesù. Ed è proprio questa tribolazione che sembrerà portare i veri credenti nel Signore, i veri cristiani, a un passo dalla morte. Ma ecco che, quando tutto sembrerà perduto, come Israele al tempo delle 10 piaghe d'Egitto, i credenti sinceri, tutti coloro che hanno amato l'apparizione del Signore Gesù, saranno consolati dal suo ritorno. Il Signore ci salverà e canteremo per sempre lodi al suo nome nella sua dimora celeste e canteremo anche i cantici, i salmi della Bibbia che restano per sempre con sempre nuove melodie ispirate dagli angeli. Non solo, ma il secondo motivo di questo versetto è quello della lode che scaturisce dalla gratitudine. Lo strumento a corda. Questo dettaglio ci fa pensare che noi stessi dobbiamo essere una corda vibrante a lode e onore del Signore. La parola di Giovanni 1 è in greco logos e il termine logos significa vibrazione. Ecco dunque che chiunque ha creduto la parola di Dio in Gesù Cristo, chi l'ha assimilata e se ne nutre ogni giorno, vibrerà sempre più all'unisono in armonia con il suo carattere e i suoi insegnamenti e tutta la sua vita, l'intera sua esistenza diventerà una meravigliosa lode, un meraviglioso inno di lode. Ecco che noi possiamo essere degli strumenti a corda viventi, che in ciò che parliamo, diciamo e facciamo, siamo risonanti della gratitudine al Signore per averci salvato, mentre noi
non lo meritiamo. Signore eterno Dio, ti vogliamo pregare quest'oggi di aiutarci a cominciare la giornata con te, per poter essere delle corde vibranti a lode e gloria del tuo nome, per poter esprimere tutta la gratitudine per la salvezza che ci hai donato in tuo Figlio, che noi possiamo essere orientati dal tuo Santo Spirito a usare ogni occasione e ogni influsso alla gloria del tuo nome, preparandoci per il tuo ritorno. Grazie Signore, di ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.